Ciao a tutti, oggi prepareremo gli scardellini o ossa di morto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti più 2-3 giorni circa per far asciugare i biscotti. Gli ingredienti sono zucchero, farina 00, acqua, polvere di chiodi di garofano e polvere di cannella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale la farina. La polvere di cannella, la polvere dei chiodi di garofano e andiamo a setacciare il tutto per 20 secondi a velocità 10. Andiamo a mettere da parte il nostro mix. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere l'acqua. E la facciamo scaldare per 2 minuti a 90 gradi. Velocità 2. Adesso andiamo ad aggiungere lo zucchero. E lo andiamo ad amalgamare per 3 minuti. Senza temperatura, velocità 3. Adesso il nostro composto si presenterà così, come uno sciroppo. Andremo ad aggiungere la farina. Chiudiamo il coperchio e impastiamo per 3 minuti a velocità spiga. Il nostro impasto è pronto, adesso andremo a lavorarlo. Su una spianatoia mettiamo un poco di farina e andiamo a trasferire il nostro impasto. Andiamo a formare un salamino. Andiamo a foderare un vassoio con carta da forno, dopodiché con un coltello andiamo a creare i nostri biscotti. Poi con i rebbi di una forchetta andiamo a formare questo disegno e continuiamo così per il resto dell'impasto. Possiamo anche farne di forma d'onda, aiutandoci con uno stampino. Anche in questo caso, con i rebbi di una forchetta, creiamo questo disegno. E continuiamo così per il resto dell'impasto.
Dopo aver dato la forma ai nostri scardellini o ossa di morto, lasciamoli asciugare per 2-3 giorni coperti da un canovaccio. Eccoci di nuovo qui, trascorsi 3 giorni, i nostri biscotti si sono induriti, di sotto risulteranno ancora un po' umidi, ma è normale. Adesso andremo a posizionarli su una teglia rivestita da carta da forno bagnata. Dopo aver posizionato i nostri biscotti ben distanziati uno dall'altro, andremo a infornare a 180 gradi con forno preriscaldato per 10-15 minuti o comunque sino a quando la base di zucchero che fuoriuscirà non sarà ben dorata. I nostri biscotti sono pronti, possono essere conservati per una settimana circa. Scardellini o ossa di morto. Grazie e alla prossima ricetta.